Salve amici e bentornati sul nostro canale Charlie. Oggi farò un video brevissimo perché voglio farvi vedere l'utilizzo di questa smerigliatrice angolare, o comunemente detto frullino. Quindi andremo in garage a fare il primo taglio. L'ho acquistata alla Lidl, marca Parkside, serie Performance. Si riconosce subito che è Performance dal colore nero delle utensili. Tutti gli utensili neri sono normalmente della serie Performance. A batterie, batteria non fornita. Ci possiamo utilizzare o una batteria da 4 A o da 2 A. Modello 337395. Caratteristiche principali: il motore non ha le spazzole, quindi questo ci garantisce una maggiore durata e potenza. Ha l'avviamento soft, quindi quando andremo ad avviare il frullino non avremo il solito contraccolpo. Quando andremo a spegnere il frullino, il disco si bloccherà immediatamente. Anche questa è una questione di sicurezza. Montadischi da 125 mm. Andiamo ad aprire la scatola, che comunque c'è veramente poco. Abbiamo le istruzioni e il nostro frullino. Concentriamoci quindi sul frullino. Insieme al frullino ci viene dato questo disco per smerigliare. Abbiamo il manico che può essere montato in 3 posizioni: qui, sopra o a sinistra. Nel manico è contenuta la chiave per andare a smontare il disco. Ma vi faccio vedere che il disco si può anche smontare a mano. Tramite questo tasto, facendo girare il disco finché non diventa duro, si alza questa mezzaluna e si gira in senso anti-orario. In questo modo è possibile andare a togliere il disco. Per rimontarlo, stessa cosa, si preme il bottone, si mette il disco e in questo caso si gira in senso orario finché non diventa duro. Qui ci sono i due fori per stringere il disco con la chiave. Il frullino girerà sempre in senso orario nel normale funzionamento, quindi si andrà sempre a stringere. Il tasto ha due modalità: o per tenerlo sempre acceso in questo modo, o piccoli colpetti per tenerlo acceso quando serve a noi. Questa è la batteria 4 A acquistata che si monta in questo modo, molto semplice, e il nostro frullino è pronto per essere utilizzato. Se andiamo a premere, come vedete, parte in maniera molto soft e non dà il contraccolpo. Ve lo faccio rivedere. E quando lasciamo il disco si blocca immediatamente. Vi faccio vedere le due modalità. Così e questa. Questi sono i dischi da taglio che ho acquistato sempre della serie Performance e quindi spostiamoci in garage e andiamo a vedere il primo taglio. Andremo a sostituire il disco che ci è stato fornito insieme al frullino con dischi da taglio, sempre Parkside. Andremo a tagliare questo pezzo di ferro, 1T, anche come possiamo vedere, abbastanza spesso. Ci prepariamo il tutto e andiamo a fare il taglio. Consiglio sempre occhiali quando si fanno questo tipo di lavori. Taglio perfetto e senza fatica. Siamo giunti ai saluti di questo velocissimo video che l'ho fatto giusto per farvi vedere il primo taglio di questo frullino. Secondo me è un ottimo prodotto, come del resto tutta la serie Performance di Parkside. Bene amici, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e a presto, Flavio.